Ciao. Allora, non so se ti sei reso conto, adesso è un pochettino che ho pubblicato pochissimi video, ma nel periodo tra Natale e Capodanno in particolar modo, c'è stata un'energia molto forte di pulizia, come se ci fosse proprio un bisogno dentro ciascuno di noi di ripulire, no? Questo è abbastanza normale, tra virgolette, perché comunque se noi pensiamo al cambiamento di anno, è abbastanza normale pensare di dover lasciare qualcosa di vecchio per entrare nel nuovo. In realtà quest'anno l'energia è veramente particolare. Perché è come se questa pulizia di cui si è sentita così forte il bisogno in questo periodo è connesso anche a qualcosa di speciale, che è proprio questo periodo in cui stanno emergendo tantissimo le ombre delle persone. Non so se te ne sei accorto o accorta, ma è proprio un periodo particolare dove nascono delle situazioni di controversie, di conflitti, dove ci sono delle situazioni che sembrano assolutamente inverosimili, dove basta una scintilla in realtà per innescare delle situazioni senza senso. Questo perché? Perché è come se i nostri specchi fossero tutti alti e noi ci facessimo veramente da specchio l'uno con l'altro. Perché le ombre in questo periodo stanno venendo fuori all'ennesima potenza. Quando questo accade, noi siamo tutti più fragili perché agiamo guidati dalle nostre paure. Quindi, quando questo accade, ricordiamoci che dentro di noi si stanno attivando delle forze, delle ombre che sono semplicemente connesse alle nostre paure. Ora, se hai piacere, facciamo un bel lavoro di pulizia, semplice, semplice. Io te lo guiderò per qualche istante, dopodiché potrai proseguire nel farlo anche dopo che sarà concluso il video e potrei farlo anche nei prossimi giorni. Ti suggerisco di farlo per 5-7 giorni perché tu possa sentirti più leggero e più libero da queste paure che si attivano. Poi, se dovessi sentirne l'esigenza, potrai continuare, ecco, non c'è una fine, non può farti male, può farti solo bene. Questo esercizio, è un esercizio di deframmentazione. Io adesso sono anni che non faccio una deframmentazione perché sono più di 12 anni che ho solo più Mac, però in passato avevo un PC. Quindi se hai un PC, sai che cos'è la deframmentazione. La deframmentazione energetica è un qualcosa che mi è stato guidato dagli esseri di luce. Normalmente, viene fatto con il respiro, almeno così mi è stato insegnato. Questa volta invece lo faremo in un altro modo, un pochino più dolce. Quindi lo faremo con, l'energia che gli esseri di luce porteranno a te. Lo canalizzeremo al momento, quindi non so esattamente cosa accadrà. Quello che ti suggerisco è di chiudere gli occhi per qualche istante. Non sarà un lavoro lunghissimo, come ti ho detto, te lo guiderà giusto per qualche minuto, dopodiché tu potrai proseguire. Tanto l'intenzione che stiamo avviando, proseguirà per il tempo necessario, ok? Allora chiudi gli occhi, fai un bel respiro. E chiedo di attivare il campo di trasformazione attorno a te, attorno a me, perché non fa mai male, anzi fa solo bene. E si crea un'energia che parte dai tuoi piedi, che forma come un imbuto atto a ricevere tutta la luce che la fonte e altri esseri di luce stanno inviando a te, come se fosse una luce liquida che viene raccolta in questo imbuto. Questo imbuto pian piano si riempie e viene sigillato nella sua parte superiore.
Ora si sta avviando un processo come una reazione a catena, dove tanta luce così forte, potente, entra in vibrazione e comincia a smuovere tutto il tuo corpo, il tuo campo energetico. E tutto ciò che tu sei. Questa vibrazione si attiva ed è come se spostasse alcune parti di te in modo da liberare le ombre, le paure, le resistenze e tutto ciò che è pronto ad essere integrato, trasformato, lasciato andare. Tu semplicemente ascolta quello che sta avvenendo. Potresti avere paura in certi momenti, potresti sentirti destabilizzato, potresti sentire che qualcosa ti sfugge di mano. Semplicemente accogli quello che accade, resisti. Non resisti ovviamente all'energia, ma resisti nell'ascoltare quello che sta accadendo in te. Continua a respirare. E senti come man mano che tutto ciò che si attiva, si smuove, man mano che le ombre vengono alla luce, se tu rimani in ascolto, semplicemente si dissolvono, le tue emozioni si attenuano e tu ti senti più leggero. Molto bene. Questo è quanto tu era importante che sapessi. Ora puoi continuare con questo processo per tutto il tempo che ne senti la necessità. Potresti continuare 10-15 minuti, un minuto o semplicemente riattivarlo ascoltando questo video nei prossimi giorni. Un abbraccio e buona continuazione. A presto. Ciao.